come mai, ti ricordo, è venuto ad abbracciare proprio te? Vi eravate detti qualcosa? Magari gli avevi detto che segnava lui? Gli avevi preannunciato la tripletta? No, no. Allora, il pezzettino che ho giocato è andata bene, dai. Già stavo bene anche la settimana scorsa stavo molto meglio. Anche il mister aveva detto, no, che era a disposizione, quindi stavo bene. Sono entrato, la partita era già andata nei binari giusti, no? Quindi è stato più facile ancora e niente. Chi ricorda è venuto ad abbracciarmi perché comunque abbiamo un buon rapporto, no? Ma come ce l'ho con lui, ce l'abbiamo tutti quanti, siamo un bel gruppo, quindi ero felice per lui, anche lui era felice perché comunque sono ritornato e niente, per questo. Anche lui batte bene le punizioni, Ronaldo. Molto, molto bene. Senti, ti aspetti di giocare dal primo minuto domani, lo deciderà il mister, eccetera, però tu saresti pronto anche per giocare dal primo minuto? Sì, no, ma come ho detto, ero già pronto già da domenica e niente, adesso vediamo le scelte del mister, però sì, spero di giocare, dai, vediamo oggi durante l'allenamento cosa deciderà il mister. Che atteggiamento deve avere il Padova domani, secondo te? Io pensavo, visto che avete questo 3-1 di vantaggio, che voi aspettaste l'avversario perché loro dovranno partire forte. Oppure, secondo te, è meglio che il Padova giochi come ha giocato Arena Ameda, cioè a tutto campo, non ribattendo colpo su colpo, andando a cercarsi il gol subito, come è successo? Cioè, che idea vi state facendo del tipo di partita che dovete fare domani? No, ma noi siamo consapevoli che sarà una partita difficile come è stata l'andata, perché non è che è stata facile. Abbiamo dei momenti, abbiamo anche sofferto un pochettino, però secondo me dobbiamo avere la convinzione, come abbiamo fatto domenica. Sappiamo i nostri valori, dobbiamo rispettare loro perché comunque non è ancora finita, c'è ancora finito il primo tempo, no? E quindi dobbiamo iniziare con molta attenzione, sapendo che dobbiamo fare una grande partita per passare il turno, perché lo sappiamo che nel calcio non c'è niente di scontato e quindi dobbiamo tenere l'attenzione molto alta. Completo. Allora, secondo te, quanto importante è per voi psicologicamente sapere che avete anche 1.000 tifosi dalla vostra parte? No, ma finalmente, no, siamo felici che i tifosi ritorneranno, saranno pochi, no? Speravamo di più, però comunque adesso è così, però sicuramente saremo felici e anche loro, quello che potranno venire, finalmente avranno una piccola gioia anche loro. E noi cercheremo di regalare una gioia ulteriore a questi qua che vengono e anche a tutti quelli che purtroppo devono rimanere ancora a casa. Ronaldo, ciao. Volevo chiedere una cosa sempre su di te, perché prima dicevi, no, ero già pronto anche la settimana scorsa. A fine gara il mister però ha spiegato un po' la scelta di far partire Emil al tuo posto, dicendo appunto che, visto che tu eri fermo da più di 2 mesi, era giusto praticamente comunque farti rientrare in maniera graduale. Oggi però credo che tu sia pronto almeno per fare un'ora piena, se non tutta la partita, giusto? No, come ho detto, io comunque avevo già fatto 2 settimane di allenamento prima di domenica, quindi già mi sentivo abbastanza bene. E anche perché tutto il tempo che sono stato fuori ho sempre fatto qualcosa, non sono mai stato fermo al 100%. Però è normale che giocare la partita vera è diverso, non abbiamo neanche avuto la possibilità in questo mese, no, di fare amichevoli più importanti, abbiamo cercato di giocare tra di noi, abbiamo fatto un amichevole, solamente uno, quindi più che altro può darsi che mi manca un po' il ritmo partita, no? Però come ho detto, ho sempre fatto qualcosa in questo periodo e magari non parto da zero, no? Però
però il mister ha fatto le sue scelte, lui ha valutato così, quindi niente, è andata bene, tutto bene, Emily sta bene, ha giocato bene, siamo tutti felici. Siete considerati, una considerazione più generale, siete considerati un po' da tutti la grande favorita, no? Sto eliminato anche il Bari, poi che poteva essere un po' alla pari. Questo può essere positivo, secondo voi? Magari negli avversari si crea un po' di timore riverenziale o c'è più pressione? E lo percepite voi, tra l'altro, questo? No, ma sai, anche abbiamo visto già, no? Anche altre squadre erano quotate nei playoff e sono usciti, quindi magari a noi ci fa piacere che dicono questo, però non significa che vinceremo le partite facili. Come ho detto, sempre detto, noi siamo consapevoli della nostra forza e questa è la cosa più importante. Poi quello che gli altri dicono magari tipo fare piacere, però magari tanti dicono anche per metterti un po' di pressione, no? Quindi noi dobbiamo essere consapevoli, noi, del gruppo che siamo, della nostra forza, consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto, no? Prima di iniziare i playoff, che comunque abbiamo fatto un campionato molto importante, e niente, affrontare gli avversari con rispetto e cercare di arrivare fino in fondo. Proprio per questo ci diceva una cosa interessante ieri Chiricò, ovvero che voi siete sempre stati consapevoli della vostra forza, però magari tornare a giocare dopo un mese ha sempre delle incognite sulla forma fisica e su quanto era stata smaltita la scoria della delusione per la mancata promozione diretta. La vittoria così convincente di Renate vi ha ridato un po' di quell'autostima che giustamente vi poteva mancare, insomma vi ha dato ancora più forza e consapevolezza la vittoria dell'andata. No, ma sicuramente, dai, dopo tanto tempo fermi e comunque per il modo come è finito, no, il campionato, magari forse c'erano dei dubbi, no, di come potevamo affrontare la partita, però abbiamo risposto molto bene, abbiamo fatto una partita grintosa, di attenzione, siamo stati tutti concentrati, tutti hanno dato il massimo, anche quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, quindi questo è un ulteriore, come posso dire, è un'ulteriore cosa che ci deve dare ancora più fiducia, no? Perché abbiamo dimostrato che in questo mese che siamo stati fermi abbiamo lavorato bene, e quindi siamo nella strada giusta. Adesso abbiamo domani la seconda partita, quindi cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto la prima. Volevo farti una domanda, un'altra domanda invece. Prima della partita di Meda, io e Stefano Volpe abbiamo intervistato Vicente, che è un tuo grande amico. E allora domenica mi ha fatto un po' sorridere perché sei entrato tu ed è uscito lui. E lui aveva anticipato che se avessi giocato ti avrebbe preso lui in campo. In realtà poi tu sei entrato, lui è uscito, avete fatto una staffetta all'incontrario. L'hai sentito in queste ultime ore, visto che ha detto che poi siete comunque sempre rimasti molto legati? Era molto contento anche di rivederti, insomma. Ecco. No, vabbè, ci siamo visti, no, personali durante la partita. Purtroppo non abbiamo giocato contro. Perché anche prima della partita avevamo scherzato così, il destino ci ha divisi, no? Però alla fine della partita abbiamo parlato, era da un po' di tempo che non ci vedevamo di persona, quindi anche io ero molto felice di rivederlo, perché abbiamo un rapporto molto bello. Niente, nelle ultime ore non abbiamo parlato perché abbiamo detto dai, ci vediamo direttamente mercoledì, quindi domani ci rivediamo ancora. Una curiosità, stasera andate in ritiro oppure no? Sì, andiamo in ritiro. Quindi anche in casa fate ritiro? Sì, come sempre. Come sempre, perfetto, benissimo, ok, grazie.